Massimo è riuscito a fare film per tutti, senza mai scadere in scelte banalmente volgari, senza mai dar vita a situazioni sguaiate o a personaggi sboccati. Questo fine senso dell'umorismo non era che l'ennesima eredità della nostra famiglia, insieme a quel bagaglio di valori che contribuì a mantenerlo sempre una persona integra e che nemmeno un mondo come quello dello spettacolo, per certi versi così cinico, riuscì a contaminare. Massimo era convinto che il successo fosse solo una cassa amplificatrice di difetti e virtù. Se uno è imbecille, diceva, dopo il successo può diventare solo un grande imbecille. Ma lui era sempre stato una persona equilibrata e continuò a essere. Quando fu invitato a Sanremo per il lancio di Ricomincio da tre, fu convocato per dare la scaletta del suo intervento. Aveva deciso di portare alcuni dei suoi monologhi più scottanti, fra cui quello del terremoto nel Belice, in cui si rivolgeva a Pertini, ma quella scelta creava evidentemente dei problemi e gli imposero di fare un solo monologo a scelta della regia. Per Massimo questo significava perdere la faccia di fronte al suo pubblico e per non tradirlo si ritirò. Telefonò a casa e ci comunicò la sua decisione. Tutti noi approvammo il suo gesto e nostro padre, integerrimo com'era, fu orgoglioso di lui. Il successo era per Massimo solo una forma di riconoscimento al suo lavoro e pertanto lo viveva con un'autentica gioia e senza brividi per la testa. Quello che stava cambiando in lui era piuttosto il senso di responsabilità che via via lo stimolava a fare sempre meglio. Edoardo De Filippo lo aveva intuito e quando nel 1984, poco prima di morire, volle conoscerlo, gli disse: «Fai sempre le cose che vuoi fare, non farti mai condizionare da nessuno. Anch'io ho fatto scelte impopolari, ma alla fine sono stato premiato. Continua, non ti stancare mai di fare». E Massimo seppe raccogliere questo passaggio di consegne. Nonostante la sua inattività fra un lavoro e l'altro fosse interpretata da molti come pigrizia, io credo invece che lui sentisse la responsabilità di quello che aveva da dire. E per farlo al meglio, aveva bisogno di prendersi il suo tempo, rifuggendo la fretta e l'approssimazione.